Sindaco, questa vicenda della mancanza di pediatri in Val Pescara si allarga, se ne torna a parlare. Oggi siete qui in regione a Pescara per sollecitare delle risposte alla politica regionale e alla sanità regionale. Certo, sì, delle risposte soprattutto fattibili e certe sicuramente, perché questa situazione è insostenibile. Ci sono circa 3.000 bambini nel nostro distretto sanitario che purtroppo ad oggi non possono usufruire del servizio pediatrico di base, semplice, molto semplice. Quindi la regione, gli organi della ASL, diciamo così, devono in qualche modo intervenire perché, ripeto, questa situazione è insostenibile. Noi ci siamo mossi in tutte le maniere, siamo arrivati anche al Ministero della Salute per portare, diciamo così, all'attenzione questa situazione, ma ad oggi mai nessuno ha preso di petto questa incredibile situazione rispetto a 3.000 bambini che oggi purtroppo, ripeto, non hanno il servizio pediatrico di base. Oggi siamo qui insieme con tanti sindaci, siamo insieme con i genitori che soffrono questa situazione, perché capite bene che se non c'è il pediatra di base i nostri cittadini devono rivolgersi a dei pediatri a pagamento e quindi è un dispendio di soldi naturalmente per le famiglie e soprattutto un disservizio sociale. Si torna a parlare di questa vicenda che riguarda la Val Pescara, la mancanza di pediatri. Oggi c'è stato questo sit-in di sindaci e anche cittadini. Paolucci, non è una questione politica, però questi cittadini chiedono delle risposte anche alla politica, oltre che alla sanità. Sì, una comunità importante, la Val Pescara, 13 comuni sprovvisti di un numero adeguato di pediatri, questo è il tema, e sono costretti alla impossibilità di poter scegliere il proprio pediatra. Siamo passati dal numero di 4 ad appena 2, quindi la regione può fare qualcosa, non deve nascondersi dietro la burocrazia e i numeri massimi, perché poteri di deroga ci sono a livello regionale ed anzi la programmazione regionale su questi temi, quello del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, può fare molto più di quanto nascondendosi dietro una norma nazionale dicano. Ecco perché chiediamo al governo regionale di intervenire, di essere vicini alla comunità della Val Pescara e di permettere alle migliaia di famiglie di avere un numero di pediatri sufficiente per rispondere alle esigenze dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Lei ha ascoltato anche le istanze di questi primi cittadini, cosa è emerso? Ma io sono stato uno dei primi che ho contattato personalmente una delle mamme che aveva fatto un po' da capofila a questa protesta. Prontamente ho parlato con la Veri, con la struttura sanitaria, ben sapendo che è una questione prettamente nazionale, perché dipende dalla legge nazionale, però i vertici della sanità insieme ai sindaci e anche alla politica regionale si sta lavorando gomito a gomito per cercare di dare una risposta positiva anche in tempi abbastanza brevi, perché è un'emergenza importante la Val Pescara, che va ad incidere fortemente sulla salute, ma più sulla gestione della salute dei bambini.